abbiamo studiato profondamente quelle che erano le proposte e abbiamo proposto l'impugnativa perché risultava anticostituzionale. Proprio l'articolo 5 della Costituzione in Italia recita che l'Italia è un paese uno e indivisibile, quindi non abbiamo queste caratteristiche e queste caratteristiche vanno salvaguardate. Chi si oppone al referendum del Veneto viola lui la Costituzione, perché l'articolo 2 della Costituzione dice che la Repubblica tutela i diritti inviolabili d'individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e l'articolo 10 dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, si conforma. Ora l'Italia, se rispetta queste due norme, ci deve far votare. Lo Stato che cosa impugna? Impugna la libertà e la democrazia, non impugna la legge, perché la legge non costa nulla a nessuno, ce la paghiamo noi, 14 milioni di euro. Lo Stato ha paura, qui c'è paura della democrazia. La Regione del Veneto ha approvato in maniera democratica e legale due leggi referendarie, una per audire i veneti circa la loro posizione rispetto all'indipendenza e l'altra per ovviamente sentirli rispetto all'autonomia. E il governo cosa ha fatto? Ha impugnato tutte e due le leggi. Al momento si affermi perché c'è un'impugnativa avanti alla Corte Costituzionale. Zaia, non perdere altro tempo, ti stiamo dando una mano, te la vogliamo dare ancora, però oggi ti diamo anche un termine perentorio, dopodiché mobiliteremo le piazze. Finché non c'è una pronuncia definitiva della Corte Costituzionale, la legge 16 esplica tutti i suoi effetti e quindi è dovere e diritto della Giunta adottare quei provvedimenti che la legge stessa gli affida, ovvero stabilire le modalità di voto e aprire sto benedetto conto corrente dove già migliaia di cittadini chiedono sempre dove versare il contributo.